Si è svolto a Taormina domenica 6 dicembre il ritiro diocesano per i giovani e gli adolescenti dell'arcidiocesi sul tema «Cos'altro aspettiamo? Giovani presenti per cambiare il presente». Domenica 6 dicembre 2015 a Taormina si svolge il ritiro diocesano dei giovani e degli adolescenti della nostra arcidiocesi, che vede presenti più di 600 giovani provenienti dalle quattro zone di tutta la nostra arcidiocesi. Un tempo particolare di ascolto, di riflessione sulla base della parola di Dio, e gli spunti di riflessione sono stati offerti da Gigi Cotichella, animatore, educatore, che ha proposto ai giovani una riflessione sul tema «Cos'altro aspettiamo?». Nel pomeriggio la presenza di Sua Eccellenza Monsignor Antonino Raspanti, amministratore apostolico, che presiederà la celebrazione eucaristica per tutti i nostri giovani. Adolescenti e giovani, rappresentanti delle varie parrocchie, movimenti e associazioni si sono dati appuntamento nel Comune Ionico per condividere una particolare giornata nel tempo di Avvento, preparata con cura dal Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile. Tra un sorriso e un abbraccio, i canti e le danze per scaldare il clima, si è inserita la ricca riflessione di Gigi Cotichella, che, utilizzando un linguaggio semplice e immediato, è riuscito ad entrare in empatia con i giovani presenti che hanno partecipato attivamente alle sue sollecitazioni. Diocesi di Messina, inizia il ritiro d'Avvento! Gigi, cos'altro aspettano i giovani? Mi sembra che questa mattina nel tuo intervento ai nostri giovani e agli adolescenti hai presentato tre prospettive o tre interrogativi per la loro riflessione. Questa mattina, quando abbiamo ragionato sul brano che chiude i Vangeli dell'infanzia, cioè il ritrovamento di Gesù al Tempio, abbiamo dato tre livelli ai giovani. Il primo era quello più umano, cioè di Gesù adolescente, che sembra che si comporti un po' come un adolescente, scappa, va a fare un po' quello che vuole, però abbiamo fatto vedere che Gesù non scappa per scappare, Gesù scappa perché ha un progetto più grande, perché ha un fine e poi ritorna e sta in casa, in comunità. Quindi la domanda per i giovani è: che progetto grande hai? Ce l'hai un motivo per uscire di casa forte, non soltanto per fare una bravata? Ecco. Il secondo livello è quello che fa pensare anche a tutti noi che partecipiamo dentro una comunità, cioè che Maria e Giuseppe, proprio loro, insomma, i genitori di Gesù, perdono di vista Gesù. Allora la domanda per i giovani è: non ti capita anche a te di perdere di vista Gesù, di lasciarlo da qualche parte, di credere che sia da una parte e poi invece non è lì? Allora di stare un po' più attenti e di ricercare un po' dove sta di casa Gesù e anche magari seguirlo. Ecco. E il terzo livello è proprio la conclusione, che se uno la legge bene lascia un po' perplessi all'inizio, perché c'è questo messaggio che Gesù cresceva in sapienza, età e grazia. Allora uno dice: ma come? Cioè Dio perché deve crescere? No? Perché è propriamente umano e quindi deve crescere nel prendere il gusto delle cose di Dio, questa è la sapienza, crescere in età, nel senso che Gesù si rende conto che a 10 anni non deve ragionare come a 5, a 18 non deve ragionare come a 12 e così via. E infine in grazia, che non è semplicemente l'aiuto che Dio dà, ma è proprio la vicinanza con Dio. Quindi è vero che Dio sta vicino a me sempre, ma è vero anche che se, per dirla con un'immagine, ecco, biblica dell'Apocalisse, c'è una porta, no, del cuore, ma si apre solo dall'interno. Ecco, lui sta lì e bussa, ma poi siamo noi che dobbiamo decidere. Quindi queste tre provocazioni, cioè che qual è il progetto grande per cui uscire di casa, qual è se hai ancora di vista, insomma, proprio al centro dei tuoi pensieri Gesù, e come stai crescendo, dove stai mettendo il tuo tempo, che cosa sono le tue scelte. Ecco, queste sono state le tre provocazioni ai giovani, che speriamo siano lasciati provocare. La cittadina è stata letteralmente invasa da un esercito di giovani che lungo la giornata hanno avuto modo di vivere anche degli spazi di riflessione personale e di preghiera, culminati nella celebrazione eucaristica pomeridiana presieduta da Monsignor Raspanti, che nell'omelia ha invitato i giovani a non avere paura e a vivere senza tentennamenti e difficoltà il dono del tempo.
è stato un giorno particolarmente bello quello che abbiamo trascorso qui a Taormina per il ritiro diocesano di Avvento. Un'occasione importante per i nostri adolescenti e giovani di incontro, di crescita, di comunione con il Signore, ma soprattutto, ecco, tra di loro un'occasione di amicizia e di conoscenza. Un momento anche particolarmente impegnativo e intenso, perché ci avviciniamo all'inizio del Giubileo della Misericordia, allora un anno sicuramente importante che la Chiesa vuole vivere per sperimentare la grandezza e la bontà di Dio. Appuntamento quindi in Quaresima per il ritiro che vivremo nella cittadina di Novara di Sicilia.